È arrivato il momento di lavorare sulla tua prima verticale libera. Supponendo che fino adesso tu abbia lavorato efficacemente sulle propedeutiche, sulla mobilità per aprire le spalle, beh, adesso è arrivato proprio il momento di approcciarla questa verticale libera. In questo video ti mostro una dinamica, una strategia che uso io per raggiungere la verticale libera in ogni posto in cui sono. Magari non è proprio la strategia più tecnica, più raffinata come usano in ginnastica, anzi è una tecnica, una strategia un po' grezza, un po' ignorante, ma se riuscirai ad applicarla passo passo ti permetterà di portarti in verticale efficacemente in qualsiasi posto tu ti trovi. Partiamo! Si parte con una posizione un po' raccolta, appoggiando già le mani al pavimento oppure leggermente distaccati con le mani pronte a prendere contatto con il pavimento. È importantissimo in questa fase partire con una posizione il più raccolta possibile in maniera tale da ritrovarsi per quanto possibile con il busto che sia già qua quasi in posizione verticale, con l'angolo tra le braccia e il busto già il più aperto possibile. È importante partire da questa posizione raccolta proprio perché devi pensare di far compiere al bacino che va verso l'alto il tragitto più veloce e più breve possibile. Immagina solo se parti con una posizione troppo aperta, il bacino deve fare un giro lungo, ok? Poi lo devi compensare con la schiena. Invece qua l'obiettivo, partendo già raccolti, è di trovarsi con un assetto che è già quasi verticale. Infatti, quando tu prendi contatto con il pavimento, stai raccolto, cerchi subito di aprire l'angolo tra braccia e tronco, devi pensare idealmente, slanciando una gamba tesa, devi pensare idealmente di portare il bacino, oppure questo punto di riferimento qua, questi due punzoni che saltano fuori, che sono i grandi trocanteri, portarli sopra la linea, anzi sopra questo fulcro delle spalle. Quindi il bacino deve andare sopra le spalle. Posizione raccolta, con le mani si entra in contatto con il pavimento e a quel punto la gamba, una gamba, quella posteriore, non quella in appoggio, si slancia, tesa, va in fase aerea, nell'esatto momento in cui prendi contatto con il pavimento. Non appena entri in contatto con il pavimento, slanci una gamba e allo stesso tempo, mantenendo le braccia tese, devi compiere pressione contro il pavimento con le mani. Quindi è tutta una sinergia di forze che si aiutano. Devi essere bravo a slanciarti, non troppo, altrimenti succede questo. Ti ribalti, e neanche troppo poco, se no non riesci ad andare proprio... non riesci a portarti in verticale. Entriamo in contatto col pavimento rimanendo ben raccolti, le braccia esercitano pressione a terra e rimangono sempre tese. Devi essere bravo, magari questo ci arrivi un po' nel tempo, le prime volte troverai che le braccia si piegano, si stendono per compensare un po', io lo faccio ancora tuttora. Bene, riproviamo. Allora, entro in contatto col pavimento, sto ben raccolto con le mani, slancio la gamba, braccia tese. Primo consiglio, focalizzati nel pensare di slanciare le gambe in alto, verso l'alto, e non fargli compiere un tragitto circolare che ti porta a ribaltarti di schiena. Altro consiglio, tra una serie e l'altra di lavoro, se ne hai la possibilità, continua a portare avanti dei lavori di mobilità, di apertura delle spalle, perché c'è poco da dire, ma riuscire a aprire efficacemente le spalle è determinante nell'eseguire delle buone verticali. Se tu riesci allo stesso tempo a aprire bene le spalle, riuscirai, quando vai a lavorare in verticale, ad attivare al meglio, soprattutto nella fase finale e nella fase di tenuta, ad attivare bene i trapezi, e quindi sono poi i trapezi che ti portano ad aprire le spalle efficacemente e a trovarti in quella linea verticale. Può anche solo dei volta
dei voltabraccia. Io stesso, quando faccio la mia prima verticale della giornata, è sempre un po' chiusa, un po' contratta. Poi, a forza di fare verticali e sciogliermi un po' le spalle, cominciano, come dire, a prendere una forma più rettilinea. Anche la mobilità è sempre comunque importante. Però queste verticali, ad un certo punto, falle, inizia a provarle, provare. È la pratica che poi ti permette di conquistare tutti quegli elementi di controllo per poterci stare poi in verticale. Dovresti percepire tutto il peso del corpo a livello, scaricarsi a livello della base del palmo della mano, delle mani. Generalmente chi riesce a fare questo è perché riesce ad aprire proprio bene le spalle, attivando bene i trapezi nella parte finale. Quando sei in verticale, tira bene le punte dei piedi verso l'alto, proprio per, anche loro contribuiscono a dare un assetto che sia il più rettilineo possibile. La testa, il capo, come deve essere orientato? Beh, all'inizio non potrai fare a meno di guardare, mantenendo il collo esteso, di guardare a terra, proprio perché la vista e guardare bene il terreno ti dà un punto di riferimento molto importante che ti aiuta a mantenere l'equilibrio. Poi nel tempo, con la pratica, quando diventerai più bravo, prova a cominciare a raddrizzare il capo in maniera tale, idealmente, di portare l'orecchio in linea con le braccia, guardando sempre con la coda dell'occhio a terra, proprio per non perdere il punto di riferimento. Poi quando diventi decisamente più bravo, puoi proprio stendere bene il capo e guardare nella direzione opposta, ma questo diventa poi anche un esercizio proprio per migliorare l'assetto, tutti gli aspetti propriocettivi anche legati alla verticale. Ultima cosa molto importante, la retroversione del bacino quando sei in verticale. Tutto quello che facciamo fare quando facciamo gli esercizi per il core, nelle propedeutiche, dove facciamo chiudere l'addome, dovresti riuscire a riportarlo in verticale. Farai gran fatica a ottenere proprio questa retroversione del bacino. Proprio nel tentativo, con l'idea, l'immagine mentale di fare la retroversione del bacino, ti viene una roba di questo genere. Vediamo se riesco. Cerchi di drizzare la verticale. Cerchi di fare la retroversione del bacino, in realtà non ti accorgi che in realtà stai facendo la flessione della gamba sul busto, e ti viene ancora una cosa ancora peggiore che non ha niente a che vedere con la retroversione, proprio perché è un po' un casino riuscire a fare la retroversione senza punti fissi d'appoggio per le gambe. E allora, piuttosto che pensare di fare la retroversione e ottenere quella forma anche un po' brutta, che ti dà quell'aspetto così, concentrati quando sei in verticale, apri bene le spalle, tira bene dentro l'addome, tirando bene dentro la pancia, e pensa di stringere i glutei, pensa di stringere le chiappe. Questo ti darà, anche se non un assetto perfetto, comunque un assetto migliore, più rettilineo rispetto al tentativo di fare la retroversione. Vediamo un po' se riusciamo a fare tutto questo. Mi porto in verticale. Allora, da qua tiro dentro la pancia e stringo. Cerca di mettere insieme bene tutti questi pezzi del puzzle che abbiamo visto ed esercitati, pratica, tanto, anche tutti i giorni, se ne hai la possibilità. Ti consiglio di, in ultimissima battuta, di non metterti vicino a un muro ma eventualmente contenere qualche ribaltamento, perché ancora non ti senti tranquillo, proprio perché se no non riesci mai a liberarti psicologicamente di questa cosa, e senza muro non riuscirai mai a fare una verticale. È meglio se riesci a elaborare delle strategie di uscita dalla verticale. Io di solito esco sempre tanto, piuttosto che ribaltarmi, battere delle schienate, quando vedo che la verticale non entra o sono riuscito a mettere a punto bene questo meccanismo di uscita laterale su un braccio. Quindi faccio così sostanzialmente, vado in verticale, se vedo che la faccenda non entra, esco di lato. E adesso sotto con il lavoro. All'inizio puoi fare anche solamente dei lavori preliminari in questo modo. Uno, ti concentri su portare la prima gamba in slancio in fase aerea, entrare in contatto, braccia tese. Uno, comincio a pensare solamente a questa pressione delle mani a terra. Quindi vado di nuovo, penso ad attivare bene i trapezi, penso, visto che sto lavorando a pezzettini, di sentire questo punto del bacino che va in verticale e tende ad andare sopra la linea delle spalle.
Se vedi che nel tentativo di fare una verticale fallisci sistematicamente, non ti intestardire. Tanti ragazzi cosa fanno? Si intestardiscono, fanno la verticale, non gli viene. Ne fanno subito un'altra, non mi viene. Quando fa così, quando succede questo, è perché a un certo punto è iniziato, vuol dire che ha iniziato a prendere le storte. Quindi rasetta, riposa, fai mobilità e poi torna fresco di nuovo, pronto a provare un'altra verticale. Ora ti lascio al tuo lavoro sulla verticale, mi raccomando, dacci dentro, lascia un like su questo video, commenta per darmi i tuoi feedback, per dirmi se questo video ti è servito in qualche modo, ma soprattutto magari mostrami anche con dei video sulla mia pagina Facebook, magari anche nei commenti del video che trovi anche sulla pagina Facebook, fammi vedere i risultati che hai ottenuto lavorando magari con questo metodo, ok? Ti saluto e ti lascio il tuo lavoro sulla verticale. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!